Dal mese di giugno del 2020 CGIL, CISL e UIL hanno rappresentato le tante difficoltà del territorio teramano e stanno continuando a chiedere con forza a tutte le rappresentanze sociali, istituzionali e politiche di fare sistema per definire una governance unitaria per analizzare la necessità del territorio e mettere in campo un progetto di rilancio condiviso. E questo è il grido d'allarme lanciato dai sindacati, che sono tornati a chiedere interventi mirati a sostegno della provincia di Teramo. È quanto mai opportuno che si riesca in qualche modo a fare sintesi, a fare ancora di più squadra, e questa è un'urgenza che ci viene dettata tra l'altro anche da quello che è lo spaccato che sistematicamente ci offrono in maniera cruda i numeri. E non è un caso che anche stamane abbiamo evidenziato come rispetto alla qualità della vita Teramo in un anno abbia perso 20 posizioni, stando a quelle che sono le indagini svolte da un'autorevole testata che è il Sole 24 Ore. Ci sono tutta un'altra serie di parametri che destano preoccupazione, rispetto ai quali il carattere d'urgenza è evidente. Quindi quello che chiediamo a tutti, istituzioni, politica, di fare tesoro di tutto quello che è stato elaborato di questi mesi, di portare il più possibile questi progetti a sintesi, perché non abbiamo più tempo, dobbiamo agire velocemente. Il 2020 ci dice che tra l'altro insomma abbiamo una cassa integrazione molto ma molto in qualche modo diffusa. Pensate che mettendo insieme cassa integrazione, mettendo insieme disoccupazione e reddito di cittadinanza, nel 2020 ci sono 110.000 cittadini di questo territorio che purtroppo hanno dovuto fare ricorso a questo tipo di sostegno. E quindi poi se noi ci interroghiamo ancora di più rispetto a quello che saranno le prossime settimane, quando in pratica si scadranno in qualche modo i licenziamenti, perché le casse integrazioni in essere ci dicono che queste persone non stanno a lavorare. Quindi per questo c'è necessità, per questo noi insisteremo anche nelle prossime settimane. Questo lo vogliamo fare partendo dalla scuola, ecco perché abbiamo scelto questa sede per fare la conferenza stampa, perché vogliamo far capire che i giovani devono rimanere sul territorio, devono avere un futuro lavorativo, devono avere la possibilità di potersi radicare in questo territorio e non emigrare in altri. Per cui apprezziamo quello che sta facendo la provincia, che ha elaborato una ventina di progetti, apprezziamo quello che sta facendo la città di Teramo col proprio sindaco, che sta procedendo nello stesso verso, però noi abbiamo bisogno di una cabina di regia per fare un discorso condiviso e presentare alla regione un piano effettivo di rilancio, soprattutto economico produttivo, che porti lavoro in questo territorio perché ne abbiamo bisogno.